Buongiorno, allora sono sul 100 croci, sul passo 100 croci, 1000 metri di quota, direzione Monte Zuccone, percorso facile, 2 km e mezzo, dislivello circa 600 metri, temperatura dove ho parcheggiato la macchina, nel versante emiliano, meno 17. Qui si sente l'effetto del mare, il mare è laggiù, meno 15. E niente, spero di ascoltarvi in 40 metri, di fare QSO verso le 9:30, magari anche prima. Dipende dalla neve. 73. Ok, manca un chilometro, di neve non ce n'è tanta, sono delle zone dove si è ammucchiata un pochettino, bella secca farinosa, quindi assolutamente non bagna. E niente, bisogna salire, è inutile star qui a pensarci. Oh, buongiorno, siamo in cima, Monte Zuccone. Là, in penna. Monte Ragola. Qui davanti il Monte Pelpi. E laggiù, si vede male, e non si vede, contro il sole, laggiù c'è il Molinatico. No, oggi non ci si sporca mica i piedi di fango. Allora, il solito setup, lotte 17, l'antenna di polo monobanda per i 40 metri, il freddo, quello non manca, meno 16, dopo ci darò ancora un'occhiata al termometro, ma si sente. C'ho la bottiglia dell'acqua che anche se al sole non ha nessuna intenzione di sciogliersi. E la batteria si comporta bene nonostante la temperatura. Non sono riuscito a fare il video perché di colpo è esploso una serie di chiamate, sono esplose e non riuscivo a interrompere per far partire il video. Amen. Mi resta il log, almeno questa volta c'ho il log. L'antenna si comporta molto bene, fortuna che un'installazione appena blasfema, perché l'ho dovuta attaccare alla cappelletta della Madonnina, che qui il ghiaccio non riesco a bucarlo. È stato divertente, con San Valentino. Boia, che freddo. Non so se si vede sul tavolo, c'è ancora il ghiaccio. Allora, com'è stata l'attivazione SOTA Italia Lima Golf 322? A parte il fatto che il Pirla si è sbagliato a fare lo spot iniziale, Italia Lima Golf 323. Divertente, è che in condizioni estreme di freddo e di vento diventa dura, perché stamattina da meno 17, poi su meno 13, poi verso le 10:30 eravamo intorno ai meno 10, meno 8, col vento diventa dura. Sì, vai su preparato quello che vuoi, ma resti fermo per parecchio tempo. Il problema sono le mani, perché operare sulla radio coi guanti fai fatica e a scrivere non ti viene benissimo. Togli i guanti un attimo, sei finito. Però poca umidità, quindi freddo si sentiva anche relativamente poco. Tanti
tanti colleghi europei, i soliti noti, Manuel Eco Alfa 2 Delta Tango, sempre presente, e ci mancherebbe, qualche italiano. E la cosa simpatica è quando ti chiedono: ma sei in portatile? E vabbè, io sì, sono in portatile, ma sono cose simpatiche, dai, se non ci si diverte diventa un lavoro, è uno spettacolo, cioè santo Dio, vabbè che roba, cioè non... ma è uno spettacolo, basta, è solo uno spettacolo. 73 e saluti agli OMS, WL, che hanno partecipato al mio divertimento. Ciao.